Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questi giorni, come sapete, si sta parlando moltissimo di Massimiliano Allegri e del suo ritorno sulla panchina della Juventus. Ma ok, fin qui diciamo che la cosa è anche interessante, può essere un motivo di discussione, anche perché la situazione di Pirlo è una situazione sicuramente traballante per quelli che sono i risultati, quindi è chiaro che possa esserci una discussione in merito. Quello dal quale però vorrei salvarmi, vorrei che vi salvaste anche voi, è purtroppo ho la brutta tendenza da parte dei media, di molti profili Twitter, social, web, insomma in generale, a iniziare a cavalcare l'onda e a buttare voci, che in realtà magari voci non sono, ma sono costruzioni, fantasie di qualcuno che poi vengono rimandate, e quando tutte fanno rimbalzare queste cose qua, alla fine diventano semi-verità. E appunto, oltre a Allegri, già si parla di fanta-allenatore, quindi di Allegri allenatore, di fanta dirigente, perché già si vocifera che Allegri arriverebbe solo se arrivasse una figura come Marotta. Qualcuno ha anche detto, e qui toccatevi, giuntoli, ragazzi, va bene tutto. C'è il fanta dirigente, il fanta allenatore, il fanta calciatore. Fondamentalmente adesso iniziamo con veramente diverse settimane d'anticipo rispetto alla chiusura di questa stagione, con non solo il calciomercato, che è sempre stato un po' il filo comune di tutte le discussioni calcistiche, cioè anche quando non c'è il calciomercato si parla, ma arriva questo, arriva quell'altro. Ma oltre a questa cosa qua, che già il calciomercato a me, non il calciomercato, il fantamercato già a me non piace, se ci aggiungiamo anche il fantallenatore e il fantadirigente, che è la nuova moda, perché una volta c'era solo il fantacalciatore, adesso c'è anche il fantadirigente, non ne usciamo più. Prestiamo attenzione a quello che leggiamo, perché poi il discorso vero e proprio è che sicuramente parlare di certe cose porta tante illusioni, quando poi le illusioni, che magari sono illusioni create ad hoc da qualcuno e non vere, quando le illusioni non vengono mantenute, perché poi alla fine non ti arriva quella persona che speravi arrivasse, ecco che si inizia a gettare merda, scusate il termine, alla dirigenza attuale. Quando in realtà quella dirigenza attuale non ha mai avuto quell'idea, ma questa idea è stata insomma una voce che è girata nell'ambiente e che quindi è stata presa per vera, quando effettivamente non lo era. Quindi attenzione, perché oggi ho letto veramente di tutto, al di là di Allegri che lo stanno pompando in tutti i media, e sicuramente su questo potrebbe esserci anche una parte di vero. Però giuntoli, ritorno di Marotta, il calciatore che vuole Allegri, cioè sappiamo già il calciatore che vuole Allegri, come tra l'altro oggi ho letto che è Locatelli, quindi è lo stesso di cui parlavamo mesi prima, quindi tra l'altro sai che novità. E si parla di Dybala che dovrebbe rimanere con Allegri, quando fino a 2 anni fa Dybala con Allegri non sarebbe mai rimasto. Si parla di Ronaldo che dovrebbe andare via, di Morata che potrebbe rimanere perché lo vuole Allegri, insomma si parla di tutto e il contrario di tutto, quindi prestiamo molta attenzione. Poi chiaramente ci sono i fantomatici guru di mercato che sparano anche le percentuali di permanenza l'uno e l'altro facendo il loro show, e poi in realtà molti lo spacciano per verità, per notizia, non è notizia, è show. Lo show è una cosa, ci si può divertire, ci si fa due risate, si può anche discutere come facciamo noi spesso nelle live di quello che potrebbe essere, ma tutto con il condizionale, e il condizionale serve appunto a dire le cose come vorremmo che fossero, non come stanno effettivamente. Quindi facciamo grande attenzione, perché poi mi dà veramente grande dispiacere che di fronte a queste illusioni, al quale ci crediamo più o meno, ma magari vorremmo veramente che ciò avvenisse, molti di noi vorrebbero tornasse Allegri, molti di noi vorrebbero quel colpo, eccetera, eccetera, molti vorremmo molte cose, ma tra quello che vorremmo noi e quello che effettivamente è e che non conosciamo perché siamo tifosi, ce ne passa. Quindi poi non è che quando, ripeto, come detto prima, poi non arriva quello che speravi arrivasse e ci arrabbiamo con Paratici e Agnelli perché non ce l'ha fatto arrivare. Magari non è mai stata la loro intenzione, quindi non è che hanno fallito un colpo, non è stato un programma loro, è stato un programma nostro, della nostra testa, del nostro affidamento a certe voci, perché secondo noi quelle voci là possono essere verosimili. E sapete che purtroppo con i social sono usciti molti, molti, molti guru, tanti che sanno tutto, tutti hanno le loro fonti, tutti hanno sempre. Allora, se guardate un po' i social, buona parte delle persone hanno un loro, una persona che conoscono la Juventus. Juventus ha tipo 10 milioni di dipendenti, perché se ognuno conosce una persona differente, io mi chiedo, primo, quanti dipendenti abbia la Juventus? Secondo, io vorrei dire, se fossi in un'azienda e i miei dipendenti vanno fuori a dire le cose che non dovrebbero dire perché sono segreti, anche a livello professionale, ora io ho qualche dubbio sulla professionalità di queste persone, ce l'avrei, quindi anche qui facciamo attenzione, prendiamo tutto con le pinze e cerchiamo di evitare quelli che si vantano di sapere cose che in realtà non sanno, perché purtroppo i social sono una ghiotta occasione per tanti per
fare le views, per ingrossare il proprio ego, eccetera, eccetera. Quindi io vi chiedo almeno sulla dirigenza, sull'allenatore, di non cascare nello stesso giochetto sul quale tutti quanti caschiamo spesso sul calciomercato. Arriva questo, arriva quell'altro, poi alla fine non arriva nessuno di questi, oppure arriva quello perché sparavo nel mucchio, alla fine ci si becca. Un po' il discorso di cui mi ricordo di Dybala con Barzigia. Sparò tutti i nomi, alla fine Dybala arrivò alla Juventus. Grazie, però alla fine se ne fai 100.000 e su 101.000 è anche facile che tu ci arrivi a beccare quel dato nome. Quindi questo è un po' il mio ragionamento. Parlando sempre di Allegri, che è tanto discusso e sicuramente, ripeto, è forse una delle cose che può avere una rilevanza, perlomeno una cosa verosimile, una verosimiglianza, è la reazione di molti tifosi dei nostri. Allora, tralasciando quelli che chiaramente non sono nostri tifosi, di cui non ci parliamo, non ne parliamo, molti tifosi dei nostri, ho visto un sondaggio di un profilo che ha fatto anni fa, un sondaggio su vorreste Allegri fuori da Juventus, sì o no? No, ebbe il sopravvento. Questo stesso sondaggio è fatto adesso, vorreste arrivare a Juventus, sono più sì che no. Fondamentalmente, quelli che una volta erano detrattori, alla fine si sono convinti. E questa è una parte, è anche una buona cosa, perché sbagliare è anche pur sempre lecito. Poi, quando non si sbaglia e si accorge dell'errore, cioè il fatto che il male della Juventus non era Allegri, quanto piuttosto un sistema di cose che non andavano bene, è anche giusto ricrederci. Poi, chiaramente, quelli che mi fanno più sorridere sono quelli che lo fanno, che cambiano questa cosa qua, perché vanno un po' come va il vento, e su questo purtroppo mi ci prendo io, non io come persona, ma io come appartenente a una categoria, no? Quella degli YouTuber. Buona parte di YouTuber, lo sappiamo benissimo, lo sapete voi, lo sapevo anch'io, vanno dove va il vento. Quindi se il vento dice Allegri out, è sicuramente un vento che ti può portare veramente un buon ritorno dal punto di vista economico. Se invece il vento dice che Allegri in questo momento forse è la cosa migliore tra le tante che potremmo avere, perché c'è una crisi particolare, perché sicuramente peggio di Sarri e Pirlo non si può essere nulla, allora Allegri potrebbe essere una soluzione. Quindi anche qui, prima facevo riferimento al fatto di non fidarvi di tutte le voci che sentite, non fidatevi di tutte le opinioni che sentite. Ma potresti dire lo stesso anche su di me, quindi sono pienamente consapevole di questo e so che chi mi segue sa benissimo se fidarsi o meno di me. Però vi chiedo di prestare attenzione in generale, ecco, quando girate sul web, specie da parte di chi come noi, cioè sono tutte persone che hanno un'altra attività di fuori di YouTube, e pertanto YouTube viene visto come un modo per arrotondare, per anche ingrossare un po' il proprio ego, spesso. Questa è una cosa su cui ci caschiamo un po' tutti, a prescindere. Ecco, quindi facciamo attenzione al vento che anche voi come utenti seguite, perché poi noi abbiamo questo potere, specie che grandi numeri, non io di certo, di veicolare anche un po' le tendenze, no? Perché poi il social è questo, funziona così a tendenze, come va il vento. Ecco, alcuni sono molto bravi a seguire questo vento, il vento dominante del momento. Prima era Allegri out, adesso Allegri in. Io personalmente al tempo non sono mai stato un Allegri out, quindi coerentemente con quella scelta sono un Allegri in, perché secondo me Allegri è una persona sicuramente che farebbe del bene alla Juventus, poi con tutti i fattori da tener conto di cui ho parlato nel video precedente. Quindi attenzione, questo è un video per chiedervi di prestare attenzione e lo rinnovo ogni anno perché poi caschiamo spesso in quella che è la rabbia di ciò che vorremmo, ma appunto non c'è. Perché poi alla fine le voci sono voci, le notizie vere sono quelle che abbiamo all'ufficialità o comunque in prossimità dell'ufficialità quando iniziano a muoversi veramente le acque, anche dal punto di vista ufficioso, ecco, perlomeno non ufficiale. Aspetto qui sotto i vostri commenti con un commento a questo pensiero filosofico, qualche volta. Vi sparo un po' di filosofia spiccia così, giusto per tastare il vostro animo. E niente, ci vediamo nei prossimi video. Come sempre, forza Juve, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.